Cilanda. Undi sole, shalalaina. Onda calabra, tutto Cilanda. Cari amici di Onda Calabra, benvenuti a questa puntata. Vi racconteremo come tutto inizia da qui e conduce direttamente ad un pregiato rocchetto di seta. Di che cosa stiamo parlando? Beh, guardate la nuova puntata di Onda Calabra. Il viaggio all'interno della storia tutta calabrese inizia da un argomento che piacerà sicuramente alle donne. Mi riferisco alla seta francese. E voi vi chiederete, ma siamo in Italia, siamo in Calabria, cosa c'entra la seta? Beh, in realtà la seta era frutto di un duro lavoro che iniziava in Filande, proprio come quelle in cui ci troviamo in questo momento, assieme a Giuseppe Cogliandro, che è testimonianza storica di un'attività che qui a Cannitello riusciva a dar da mangiare a tante famiglie, ma soprattutto dava la possibilità di sfoggiare poi alle donne delle sete bellissime. Tutto iniziava da una bozzoliera. Esatto. Cosa succedeva esattamente? Succedeva appunto questo: il bozzolo veniva comprato nelle varie province della Calabria, arrivava a mezzo ferrovia, arrivava alla stazione ferroviaria di Cannitello, dove giornalmente per le filande che esistevano a Cannitello, che erano 5 le filande in Cannitello. Pensate, stiamo parlando di filande che nascevano circa 20 anni prima del 1900, quindi una storia veramente importante che continua fino al 1950 circa. Esatto, esatto. Quindi il bozzolo arrivava nelle varie filande, quindi ogni giorno alla stazione ferroviaria di Cannitello c'erano 2-3 vagoni ferroviari che scaricavano questo bozzolo per le filande di Cannitello. Poi dedicheremo una parte della puntata a spiegare proprio come si arriva anche al bozzolo, ma quella è altra storia che vedremo poi dopo la pubblicità. Però bene, adesso ci interessa sapere proprio quello, il prodotto, la lavorazione. Quanti erano i capannoni? I capannoni qui all'inizio c'era il capannone, la bozzoliera e una filanda. Successivamente, verso il 1930-35, è stata costruita un secondo capannone con una seconda filiera di bacinelle, e quindi erano due più un locale magazzino deposito che necessitava appunto ai locali. La seta, la lavorazione del bago avveniva nel primo padiglione, dove la lavorazione era solo a vapore. Quindi essiccatura in un primo momento. Essiccatura come bozzoliera, nella bozzoliera. Uh-huh. Arrivava nella bozzoliera, essiccatura. Essiccatura iniziava il trasporto nella filanda vera e propria, dove c'erano le bacinelle, dove c'erano le lavoratrici. Acqua caldissima. Acqua calda. Lavoratrici, acqua tutte donne? Tutte donne. Sarà per le mani tutte, più sottili, magari più... Ma era un lavoro che facevano solo loro, perché erano... Per ogni bacinella c'erano due donne, la lavoratrice vera e propria ed una ragazza che era quella che forniva il bozzolo quando la filatrice doveva. Quindi me lavorare. Ne servono altri due, altri tre, altri quattro. Esatto. Si ammassavano, sì, e poi si cercava di trovare il filo. Esatto. Iniziava il filo, veniva messo in una struttura che si girava per raccogliere il filo della seta. Finita la matassa, veniva tirata fuori da questo apparecchio dove si raccoglieva tutta la seta,
e veniva poi sistemata in sacchi di juta per la spedizione. Pronta per essere spedita in Francia. Abbiamo raccontato brevemente quelli che erano i cicli di produzione, però adesso entreremo nel dettaglio nella storia dei fratelli Cogliandro. Viaggio nella storia a raccontare quella che era un'attività commerciale importante per tutta questa parte del territorio calabrese continuerà attraverso le parole del nostro ospite, l'ospite di Onda Calabra, nonché padrone di casa di questa struttura. Allora, Giuseppe, parlavamo prima di come si produceva questo prodotto di altissima qualità. Abbiamo anche detto che la realtà delle operaie non era neppure tanto facile, mani nell'acqua calda, tanta voglia però di lavorare, perché era un'attività che rendeva, perlomeno fino al ventennio fascista. Proprio in questo momento sono emozionata perché tengo tra le mani un documento storico. Questo è un codice telegrafico che serviva per comunicare tra non solo i filandai, ma proprio i fornitori. I proprietari e i compratori. E i compratori che si trovavano sparsi nel territorio calabrese e nella provincia di Messina. Quindi eravate tutti collegati tra di voi, però c'era la necessità di mantenere, ecco, la convenienza economica. Quindi questo appunto, che cosa significava? Che le comunicazioni dovevano essere segrete o perlomeno in codice. Pensate un po'. Troviamo, ecco, uno dei telegrammi della casa. Se si scriveva danza, per esempio, significava attivate, compra, non vi fate sfuggire ottime partite. È bellissimo. Come anche altri messaggi, non lo so, per dire, per esempio, il prodotto è scarso, si diceva dentino. Dentino. Sì, è veramente molto curioso. Sì, venivano inviati dei telegrammi. Leggendo il telegramma, il compratore sapeva, perché anche lui aveva una copia del codice telegrafico. Per esempio, il compratore, se scriveva delfino, significava non seguendo prezzi da fare, impossibile fare operazioni. Esatto. È fantastico modo. Sì. E quindi era sicuramente il vostro mercanteggiare. Lei ancora era un piccolo balilla, però le dinamiche se le ricorda tutte. Tutte. Sì. Mi raccontava una storia curiosissima del carbone. Sì. Andavate fino alla stazione di Canitello e cosa succedeva? Sì, il carbone arrivava con i vagoni ferroviari, arrivava alla stazione, poi veniva scaricato e caricato su dei carri trainati a buoi per portarlo sul posto di lavorazione. E quindi durante la strada poteva cadere anche del carbone. Quello si sperava pure. Altrimenti si faceva cadere verso gli ultimi 100 metri, 150 in qualche metri. Modo. Non vogliamo sapere proprio le dinamiche precise. Si faceva cadere anche il carbone, che poi veniva raccolto a terra e portato in filanda. E veniva comprato dai filandieri. Io in questo momento leggo decorare invece, che significava, era un telegramma della casa e voleva dire qualità mediocre. Ecco. Cioè, pensate un po', era tutto questo, era tutto un circolo perfetto, funzionante. D'altra parte questo era anche il compratore che aveva in mano questo codice telegrafico. Esatto, quando anche diceva i prezzi, quella per parola, esempio. Quella parola, il filandiere poi doveva stabilire se comprare o meno, essendo una qualità mediocre. Aspettava e si decideva anche il prezzo. Sì, ogni prezzo aveva un nome, anche qui, docibile, docile, docilità, doga, tutto in ordine, insomma, alfabetico. Sì, alfabetico. Ognuno per chilo, per grammi, per misura si dava modo, insomma, di comunicare. La devo ringraziare per questo giro nella storia. Immagino, poi, con piacere. Poi l'unica cosa che mi interessava, la paghetta arrivava. Arrivava. Per i piccoli balilla che collaboravano col carbone. Sì, arrivava. Messa da parte? Sì, arrivava in ogni caso. Sì, la devo ringraziare, è stato meraviglioso fare questo viaggio, questo piacere racconto che è stato, ecco, dalle mani addirittura di suo padre, Domenico, attraverso le sue parole è arrivato a me. Adesso passiamo
diamo la parola invece all'altro Domenico, ossia suo figlio, esatto, che ci parlerà della filanda e dei risvolti moderni. La ringrazio. Va bene, grazie a lei. Domenico Cogliandro, figlio di Giuseppe Cogliandro, nonché pronipote, anzi bis pronipote, com'è che si dice in gergo reale e tecnico? Sicuramente è nipote di suo padre, del nonno. Abbiamo fatto veramente un casotto, però quello che volevamo dire è che in questo momento, in questo momento tra le tue mani c'è un'importante riscrittura di un manoscritto molto importante che racconta la storia di questo posto, l'edificazione di questa che fu una realtà economica molto importante. Sì, la fabbrica, la filanda Cogliandro è ascrivibile, la fondazione alla fine dell'Ottocento, 1868 grosso modo, in cui questo signore prende le redini un po' della situazione e impianta questo fabbricato. La famiglia Cogliandro inizialmente erano armatori, quindi avevano le barche per portare merce in Sicilia. Poi decide invece di diventare stanziale da nomade e impianta questa fabbrica. Una fabbrica però che ha avuto una storia a volte anche sfortunata. Sì. Mi riferisco ad eventi tragici e catastrofici naturali, sì, come quello del terremoto del 1908 e invece dei bombardamenti, quindi non molto naturali né per nulla accettabili. Sì. Del periodo del 1940-43. Sì, allora dopo il 1908 la filanda Cogliandro viene ricostruita in fasi differenti, prima questo spazio che è uno spazio balloon frame, tutto in legno, ancora mantenuto in legno. Ecco, i nomi tecnici li abbiamo dati perché tu sei un architetto, sì, e hai saputo darci le nozioni giuste. Però per me, che è un edificio nuovo, ho solo l'occhio a cui affidarmi. Ho notato una cosa, ossia che questa parte della struttura è in legno, è stata riedificata dopo il terremoto, quanto sì, mi hai detto, in legno, mentre l'altra parte è in mattoni. Sì. Successiva. Devo dire che c'erano anche funzioni differenti. Quando viene ricostruita questa bisogna ridare un po' di fiato a una industria. Quello che noi non sappiamo, per esempio, che terremoto dicembre 1908, la fabbrica già è attiva a settembre 1909. Cioè in 9 mesi avevano riescono già... Riescono a ripiazzare tutto. Alla faccia dell'attività industriale. C'era tanta voglia di lavorare, però una cosa importante che mi ha colpito è che il lavoro fosse stagionale. Sì. E questo lo capiamo in realtà anche da documenti che tieni stretti a te. Ecco, questo per esempio è un quaderno che testimonia le spese. Sì. Le spese relative ai bozzoli, quindi all'acquisto dei bozzoli che arrivavano in filanda ovviamente, e queste erano le campagne che vanno in questo caso al 27, prima che nascesse mio padre, fino al 40. Quindi posso, l'hai lasciato in mie mani, sì, quindi posso dare un'occhiata. Per esempio, sì, giusto per, non diciamo il cognome, però Pietro, per esempio, avendo lavorato 36 giorni l'anno ovviamente, quindi a 12 lire al giorno, ha ricevuto un pagamento di 432 lire. Sì. Ecco, siamo riusciti a far capire anche quanto tempo è passato dal 1927. Sì. È parecchio, anche la situazione monetaria è leggermente differente adesso, però più o meno... Questo è un periodo abbastanza attivo delle attività di filanda. Il ventennio fascista è stato abbastanza attivo, la caduta c'è stata nel dopoguerra. E racconteremo la conclusione della storia di questo edificio. Thank you.
La storia della Filanda si arresta al 1951. In realtà sì, tutto era rimasto in mano a tuo nonno. Sì. E spiacevolmente, quando scoppia il boom economico in Italia, invece alcune attività, ecco, decadono anche per il periodo difficile della guerra, e quindi è veramente una difficoltà oggettiva di continuare con questa attività, che in realtà dava lavoro veramente a tanti operai. Mi diceva prima tuo padre sugli 80 elementi. Sì, anche di più, anche si arriva a 150 periodi stagionali. Però insomma bisogna pensare che quel periodo è finito e bisogna ricominciare da qualche parte. Bellissimo questo, perché proprio in questo momento ci troviamo all'interno di un cantiere. Era la vecchia Filanda, che però potrebbe essere, ecco, modificata in modo tale da essere sfruttabile anche anche dal pubblico. Sì. Perché dico così? L'idea è che questo spazio ridiventi funzionale per altre attività, e quindi non si rifarà ovviamente seta, ma si produrrà attività culturali, progettazione. Senza dimenticare le origini. Senza dimenticare le origini. Si è ricostruito questo spazio in maniera filologica, recuperando tutte le aperture originarie che erano state tappate per vari motivi, e ricostruendolo ovviamente utilizzando la tecnologia contemporanea, l'acciaio, il vetro, questo. Quindi la possibilità di ospitare attività culturali, ma anche di ospitare un'attività futura, voglio dire, d'accoglienza magari del turista, sì, è la scommessa, la nuova scommessa dei fratelli Cogliandolo, diciamola così, perché ci facciamo rientrare. Mio fratello è stato bravissimo a recuperare questo spazio e a cercare di ridargli una aura di contemporaneità, che non sia soltanto recupero del passato tout court, ma è una idea diversa, giusta, innovativa. E soprattutto di rivalorizzazione di qualcosa che è stato patrimonio della vostra famiglia. Sì. Devo ringraziare l'intera famiglia Cogliandolo, veramente tutti siete stati davvero gentili. Con voi abbiamo parlato dell'attività commerciale, quindi della lavorazione del bozzolo da seta, ma adesso è il momento di passare di riportare tutto all'origine, ossia la natura. Ecco perché dopo la pubblicità vedremo Luigi ad Ecolandia. Rientriamo della pubblicità, questa è Onda Calabre, oggi parliamo del baco da seta. Abbiamo lasciato le Filande, che in questa zona all'inizio del 1900 erano particolarmente operative e attive. Perché? Perché naturalmente c'era un'enorme produzione di gelsi, questa pianta che si presta naturalmente a questo tipo di produzione. Accanto a me ho l'entomologa Elvira Castiglione e, scusa Elvira, abbi pazienza, nella sua mano c'è questo piccolo, simpatico esserino, rigorosamente vivo, prima si stava pulendo le antenne, io cerco di disturbarlo, insomma, questa è un po' una violenza, su un animaletto, ma cerco di farlo. Guarda, fantastico, ma sembra un po' un pipistrello. Questo è un baco da seta? Questo è un baco da seta. Ciao, sì. Baco! Per gli amici, naturalmente, gli amici. Bisogna salutarlo. E lui è il produttore ufficiale? Sì, di questo bellissimo, preziosissimo filato che è appunto la seta. Senti, ma in effetti, proprio per dirla tutta, cioè per essere proprio scientifici fino in fondo, è il vomito del baco questo, in qualche modo, sì, vero? Proprio così. Sì, in pratica sì, sarebbe ecco, proprio questa bava. Secrezione, questa bava. Una sorta di bava che viene prodotta da apposite ghiandole
che sono poste appunto nell'apparato boccale, che a contatto con l'aria si solidifica. Hai capito? Sì, e quindi insomma, poi tutta la storia di questa produzione, tutti i vari passaggi che sappiamo, ed è fantastico, guarda, sembra veramente un piccolo pipistrello di color carne, color beige, color un bel crema, color crema, bianco brava, crema, ed è diciamo ricoperto di peluria, sembra quasi vellutato. Non so se riusciamo, no, perché lo facciamo tutto in presa diretta, una cosa che non facciamo mai. Ma sto cercando di dire al nostro Carlo di fare dei miracoli, per il semplice motivo che in testa, sono due corna? Sono le antennine. Ah, le antennine, scusano, sai, noi civili le chiamiamo così. Pensavo che magari sua signora di facili costumi... No, è un maschietto o una femminuccia? È un maschietto. La sua signora di facili costumi, evidentemente, è così, magari le avesse messo... No. No, in realtà sono le sue antenne. Cosa servono? Le antenne sono appunto delle strutture importantissime perché sono sede di organi di... Sensitivi, insomma, esatto. Percepiscono comunque segnali che arrivano dallo spazio. Chemiorecettori possono essere, comunque sono appunto, servono per riuscire a captare questi segnali che hanno varie finalità. Per esempio, appunto, tornando al discorso maschio-femmina, quello di percepire i feromoni della femmina. Wow. Anche e quando a distanza si percepiscono i feromoni della femmina, il ragazzo qui non mi capisce più niente, lascia il lavoro, lascia la famiglia, lascia gli amici, lascia la pizza e la birra e si dedica praticamente completamente. Che meraviglia. Senti, posso prenderlo? Certo. Provo anch'io. Questo è appena sfarfallato, si sfarfallato, dice. Sfarfallato. Sì, è il termine. Aspetta che cerco di metterlo a favore di telecamera. Okay. Scusate, ma vabbè, lo metto così perché il baco si gira. Ecco, lo metto così. Benissimo. Guardate che esemplare meraviglioso. Ed è, diciamo, appunto contenuto dentro questo bozzolo dove conclude tutto il suo ciclo. Iter, vero? Sì. Quanto rimane sulla faccia della Terra, insomma? Beh, allora, sono, diciamo, sono dei processi che avvengono nel giro di pochi mesi. In varie fasi, in pochi mesi. E, nel giro di qualche settimana la crisalide diventa appunto adulto. E, una volta che è pronta, quindi, per sfarfallare, emette un liquido che serve a sciogliere la trama della seta e quindi si apre, si può vedere tranquillamente questo dietro. Questo forellino proprio sul dito, sotto il dito. Ah, sotto il dito, scusami. È qua, esatto. Questo forellino. Guarda, si sta pulendo le antenne, ma è fantastico, non so se riusciamo a vederlo. Questa pulitura continua, perché evidentemente lo stiamo disturbando. Beh, sicuramente le luci, insomma, non sono sicuramente favorevoli. Scusa, una domanda veramente curiosa, ecco, mettiamoci a favore di telecamera, una domanda davvero curiosa. Come facciamo a sapere che è maschietto? Scusa, cioè, dove l'hai capito? Allora, in realtà non c'è una grande differenza tra maschio e femmina se non nell'addome. Ah, ecco, quindi la femmina ha un addome più globoso, più grosso, per via... Queste femmine animali sono sempre più grosse dei maschietti. Per via appunto delle uova che contiene. Esatto, che contengono. Sì, quindi è più dilatato. Benissimo, benissimo. Insomma, abbiamo raccontato tutto il percorso, l'iter di vita del baco da seta. E grazie a questo, insomma, tutto questo passaggio così importante, oggi riusciamo ad avere questi filati che poi in effetti diventano tessuti. Tutto parte da questa bestiolina meravigliosa, questo animaletto, forse, se no diventiamo offensivi, tutto parte da questo animaletto. Pensate che magari gli indumenti che abbiamo addosso hanno come start di partenza, eccolo qua, l'attore principale. Questa creaturina. Deliziosa. Tu all'interno di questo laboratorio non sei da sola, c'è il tuo collega che adesso incontreremo perché lasciamo il baco da seta e parleremo di una serie di insetti, perché adesso ci stiamo incuriosendo dell'argomento e cercheremo anche di avere un contatto diretto, visto che è la prima volta in Italia. Perfetto, siamo qui per questo. Grazie Elvira, te lo restituisco, lo rimettiamo a posto, grazie. Benissimo. Eccolo qui il mio amico entomologo Francesco Manti. Francesco, scusa, tira in aria. Sì. Che animaletto simpatico. Sai che per il colore che ha sembra una specie di corazza, sì, vero? Sì. Esterna. È un coleottero cerambicide.
Cerambicide accedente, ma è un abitante del luogo? Sì, sì, questo appartiene ai nostri boschi, insomma, dell'Aspromonte. Ma guarda che antenne lunghe che ha! Ma chissà mai se prende qualche canale del digitale terrestre, beh, avendo delle antenne così grandi. Sicuramente potrebbe... Rete Calabria. Bah, sì, sicuramente sì. Allora, entomologo, ma perché? Sì. Cioè, ma come parte l'idea, voglio dire, come tutte le altre professioni, di tutti gli altri simpatizzanti delle attività lavorative che si conoscono sulla faccia della terra, arrivare a preferire questi piccoli animaletti, gli insetti? Perché insomma sono meravigliosi e poi diciamo una forte passione per queste... Cioè, te lo dice sorridendo, cioè, è veramente fantastico, sono meravigliosi. Sì, sono meravigliosi. Cioè, quindi un rapporto anche fisico, anche, vero? Insomma, con alcuni no. Con alcuni fisico potrebbe diventare. Ad esempio insomma. Con questo non possiamo prenderlo in mano perché morde, c'ha il vizio di mordere. Ha un apparato boccale masticatore, quindi giustamente. Come tritura il legno. Figurati le ossa, insomma, come ci diciamo, da dei pizzichi. Dei bei pizzichi, insomma, si avvertirebbero, quindi per una serie di motivi lo teniamo su un legnetto. Beh. Allora, entomologo quindi studia naturalmente ci occupiamo gli insetti. Di entomologia. Ma quanti ce ne saranno, insomma, almeno conosciuti sulla faccia della conosciuti terra? Conosciuti più di un milione. Acederboli. Ma da conoscere forse anche diverse decine. Davvero? O decine di milioni, insomma, da conoscere. Comunque, senti, conosciute circa un milione di specie in tutto il mondo. Ma sono tantissime, davvero? Sono tantissime, sì. E dentro ci entrano dalla E la classe più rappresentata è quella degli insetti. Degli insetti. Che sono, gli insetti sono degli artropodi, al filum degli artropodi appartengono diversi gruppi, abbiamo degli esemplari di miriapodi, che sono i millepiedi e i centopiedi, abbiamo i ragni, insomma, sì, vabbè, c'è tutta la categoria. Aspetta, zampe. Francesco, vedo qualcosa che svolazza. Dio mio, è uscito dalla gabbia! È uscito! Ma è falso questo qui, scusa! Lo utilizziamo per le attività didattiche con i bambini. Mamma mia, mi ero un attimo preoccupato, ho detto, ma guarda, adesso vengo attaccato direttamente. Allora, lui può stare sul braccio. Lui può stare tranquillamente sul braccio. Nessun problema. Lui... accidenti, è volato a terra. Ecco. Non fa niente. Lo riprendiamo al volo, lo rimettiamo sul legnetto. No, ma giusto per dire. La passione nasce dal fatto che a guardarli ti danno quella tenerezza, no? Beh, sono tra virgolette organismi insomma molto interessanti perché c'erano prima di noi. Ah beh, sì, ci sono saranno sempre stati. Anche dopo di noi. Ci sono sempre stati. Io mi ricordo, ad esempio, di aver visto dei ragnetti, per giunta anche senza occhi, perché in effetti a quella profondità non c'erano, nelle grotte di Verzino, in provincia di Crotone. Abbiamo visto degli animaletti, vabbè, nerissimi, insomma, erano quasi a 100 metri sottoterra e in effetti... Ma ragno con le otteri? No, ragnetti. Erano dei otto zampe? Sì, sì, sì. Avevano otto zampe. Straordinari, cioè davvero un impatto anche particolarmente emozionante, perché per vederli devi scendere lì. Noi ci occupiamo di entomologia a livello universitario, perché afferiamo a un dipartimento e a un laboratorio di entomologia universitario, e ci occupiamo di insetti nocivi ai boschi e alle foreste. Insomma, questo questo invece non è un insetto nocivo. Questo è tranquillo, mangia il legno però. Mangia il legno, però il legno in decomposizione. Insomma, mangia il legno in decomposizione, quindi il legno è già morto. Ah, ecco, già morto. Okay. Quindi, però invece ci sono alcuni che invece rosicchiano i legni. Rosicchiano i legni oppure mangiano le foglie o gli aghi di pino. E creano un po' quindi creano un po' i problemi. Senti, tra questa milionata di insetti, no? Così poi ti lascio al resto del tuo lavoro. Grazie. E noi chiudiamo questa puntata, ma ce n'è uno che ti appassiona per colore e per simpatia, io non lo so. Beh, perché è questa famiglia, la famiglia dei cerambicidi. Ah sì? Sì, sì, ce ne sono di diversi colori, perché diverse ti mordicchiano forme. E ti piace ma ogni no, tanto, per, soprattutto ti piace perché sono molto fieri come insetti, sono molto belle quelle anterne. Questi sono chiamati anche longicorni e questo qui in particolare in dialetto reggino viene chiamato Pisa Cantaru. Pisa perché Cantaru. Veniva preso dalle antenne e lui riesce a sollevare delle porzioni di corpo anche di legno, insomma, o di pietra. Niente di meno, addirittura cioè più pesanti attaccato. Del suo corpo, rimanendo attaccato. Ragazzi, quindi ma si è chiamato vede in dialetto così Pisa Cantaru. Si vede che è un tosto. Francesco, noi ti ringraziamo, c'è un discorso profondo, ma se volete conoscere e approfondire l'argomento dovete venire qui a Ecolandia. Ecolandia. Siamo in provincia di Reggio Calabria, chiedete ulteriori informazioni, c'è anche un sito, è sempre aperto, diversi sono i laboratori, qui si studia naturalmente. Ah, eccolo lì, che simpatico. Aspetta che gli facciamo una carezza, se non si arrabbia prima, sì. Mi raccomando. Perché poi se si arrabbia morde me. Come appunto, come finiamo questa puntata, chiudiamo le telecamere e lo facciamo diciamo manovrare a Erika, che ha un certo rapporto con gli insetti, ecco perché naturalmente ha deciso di lavorare con noi. Grazie. Per il momento è tutto, grazie Francesco. Grazie. Onda Calabra torna domani come sempre ai soliti orari con una puntata nuova di Zecca. Grazie per essere rimasti con noi, ciao.